In questo video parleremo di come fare la corretta misurazione della portata per il nostro impianto di irrigazione. Ciao, sono Federico di tuttoirrigazione.it e ti voglio spiegare come fare la misurazione corretta della nostra portata per l'impianto di irrigazione. Per fare questa misurazione, uno dei sistemi più semplici e consigliati è quello di utilizzare degli elementi che si trovano facilmente. Dovrò munirmi di un secchio graduato da 5, 10, 15 litri, un cronometro, un timer e un manometro. Il tutto poi lo dovrò collegare assieme a una valvola o un rubinetto. Con questo kit potrò fare la misurazione corretta per stabilire la portata del nostro progetto per l'impianto di irrigazione. Quindi questa portata è una portata dinamica. Come procedere? Si prende il kit, lo si collega sulla fonte idrica, sul punto più vicino alla nostra fonte idrica, per rendere realistica la lettura e evitare perdite di carico inutili. Collegato il nostro kit, andrò ad aprire il rubinetto principale e il nostro rubinetto, il rubinetto del kit. Aspettando che si regolarizzi l'acqua, quindi per circa 30 secondi, noterò che al rubinetto aperto al 100% la pressione sarà a zero. Una volta passato questi circa 30 secondi, potrò cominciare a chiudere il rubinetto del nostro kit. Noterò il cambiamento di pressione del nostro manometro. Quale sarà la pressione da poter testare? Se lavoriamo con un impianto di irrigazione con irrigatori statici o con acquedotto, la pressione di test di prova è intorno ai 2 bar, 2 bar e mezzo. Quando comincio ad andare da un cavallo 2 a un cavallo e mezzo in su, devo cominciare invece a sfruttare un po' più pressione. Quindi potrò andare a 3 bar e mezzo, 4 bar, 4 bar e mezzo. Tornando al nostro esempio di acqua d'acquedotto, porto il manometro a 2 bar. Portato il manometro a 2 bar, chiudendo pian piano il nostro rubinetto, attenderò qualche istante per fare sì che si stabilizzi la portata d'uscita d'acqua. Una volta stabilizzata, con il cronometro ed il secchio farò la misurazione. Come? Prenderò il nostro secchio, lo metterò sotto il rubinetto e in contemporanea farò partire anche il nostro cronometro. Attenderò il tempo necessario per il riempimento totale. Una volta riempiti i 10 litri, fermo la misurazione, controllo il tempo e farò due conti. Per fare la progettazione, normalmente si utilizzano litri al minuto. Quindi, se per riempire 10 litri ho bisogno di 30 secondi e un minuto è fatto da 60 secondi, basta solo fare 30 secondi per 2 e quindi ho il minuto. E la portata, essendo 10 litri, farò per 2, quindi avrò 20 litri al minuto. Questa informazione serve per fare una corretta progettazione del tuo impianto di irrigazione. Ti allego un link qui sotto per poter avere delle opzioni di progettazione anche come servizi. A questo punto hai un punto importante per partire correttamente col tuo impianto di irrigazione e non rischiare di trovarti strane sorprese alla fine di tutto il tuo lavoro. Ci è capitato di dover risolvere proprio questo problema, cioè non aver controllato quanta portata reale dava la nostra fonte idrica. Anche professionisti, con un piccolo investimento, potrai evitare proprio questo problema. Ti ricordo di iscriverti al nostro canale e di attivare la campanella per essere informato costantemente dei nostri video. Spero di averti aiutato, scrivimi qui nei commenti se hai bisogno di altre informazioni. Ciao, a presto!